ecologo, coordinatore dell'Ecomuseo del paesaggio della città di Parabiaggio e del Parco dei Mulini, coordinatore della piattaforma mondiale online Drops per Ecomusei e Musei di Comunità. Grazie al signor Lasanto di essere venuti qua. Il titolo della relazione è Gli attori dello sviluppo in azione per ispirare il futuro necessario. La parola a lei. Grazie mille. Grazie e sono davvero contento perché è un'occasione importante per confrontarmi appunto con la vostra realtà che conosco poco e quindi sono molto interessato. Speriamo anche di poter appunto portare qualche piccolo esempio da questa città di 30.000 abitanti che è a Parabiago, vicino a Milano, e cercherei appunto di parlare di questa mia esperienza a Parabiago e cercare, partendo da questa esperienza, di discutere il ruolo dei musei nello sviluppo della comunità in tempo di crisi polivalenti, di policrisi. Inizierei con il titolo di un recente convegno internazionale a cui sono stato invitato in Portogallo, che si intitolava Musei non musei, lo traduco perché il portoghese lo capisco anche poco. E questo mi ricorda un po' essere o non essere, no? Ma vi chiedo, è questo il problema? O meglio, il problema è se siamo parte del problema o parte della soluzione. E allora qual è il problema che i musei dovrebbero risolvere? Devono risolvere sicuramente dei problemi locali, no? Della comunità locale. I musei di solito sono nati per rispondere alle esigenze locali, ma ormai abbiamo compreso che locale e globale sono collegati e la policrisi, la crisi polivalente, è arrivata nei nostri piccoli mondi. E a Parabiago, come immagino anche qui, ci sono, ho visto i fiori ancora alle finestre, i fiori tra le viti, e insomma ci sono delle sentinelle climatiche come questa rara farfalla a Parabiago, fotografata a Parabiago, che si avvia verso l'estinzione. Poi ci sono anche i disastri naturali, quando c'è troppa acqua, come in questo caso, quando ce n'è poca, come quest'anno che è stato drammatico per noi, e guardate che montagna e pianura sono collegati perché la poca acqua deriva appunto dalla poca neve sulle Alpi, perché noi, la nostra pianura è figlia delle Alpi. E poi abbiamo appunto la risposta a queste sentinelle, i disastri che dimostrano che il clima è cambiato. I giovani, anche a Parabiago, qui siamo in piazza Milano, chiedono di agire e noi siamo impreparati a questa sfida. Tra l'altro qualcuno lo chiede anche con violenza, no? Se ne è stato discusso anche prima, come è avvenuto a Londra, a Berlino, a Roma, e queste azioni provocano indignazione, ma anche delle domande, io spero anche delle domande. Monbiot, che è un editorialista del Guardian, ha scritto: chi sono i criminali qui? Quelli che cercano di prevenire il vandalismo del pianeta vivente o quelli che lo facilitano? E ancora Sparrow, un altro editorialista del Guardian: se non ti piacciono gli attivisti per il clima che organizzano proteste nei musei, organizza qualcosa di meglio. E penso che prima a Dresda credo che abbiano già risposto a questa domanda. Ecco, la crisi pandemica del Covid ha amplificato crisi ambientali, economiche, sociali, strutturali che erano latenti nel nostro pianeta. Ha portato molti morti, in particolare anziani, e anche una diffusa preoccupazione per il futuro all'interno delle comunità locali. E con musei e musei di comunità, che cercherò appunto anche di spiegarvi che cosa fanno, sono un esempio interessante, credo, di come affrontare questa sfida, no? Questo tipo di sfida.
negli ultimi nell'ultimo numero di Museum International ho scritto appunto riguardo a un accordo di collaborazione tra e di cooperazione internazionale tra Ecomusei e musei comunitari italiani e quelli brasiliani, che come sapete anche il Brasile è stato molto molto colpito dalla pandemia. E appunto risulta appunto che questi musei, questi ecomusei, anche durante la pandemia hanno continuato la loro missione di prendersi cura del patrimonio culturale vivente, consentendo alle comunità di gestire in modo sostenibile il patrimonio e contribuendo allo sviluppo locale integrale e al rafforzamento di una coscienza e identità sociale condivisa. E le misure appunto volte al contenimento della pandemia hanno portato gli ecomusei e i musei comunitari a esplorare nuovi metodi di impegno pubblico, di ispirazione e anche di sostegno nel tentativo di soddisfare le esigenze delle comunità locali, ad esempio l'accesso digitale e virtuale al patrimonio, il patrimonio culturale delle famiglie, le culture indigene, l'istruzione, l'empowerment, il lavoro in rete globale e locale. Per coloro che sono attivi contro la crisi climatica, credo che la pandemia abbia evidenziato quale innovazione sociale sarebbe necessaria per raggiungere l'adattamento e la trasformazione culturale di fronte alle crisi generali e polivalenti. Ecco, il problema è che man mano che passa, no, la crisi, l'emergenza del Covid, c'è il rischio di diventare tutto come prima. E allora, appunto, anche con la minaccia incombente rappresentata dal clima che cambia, e in generale dalle altre crisi di cui vi dicevo che sono in atto, c'è il rischio di ritornare Mr. Hyde, quel uomo economico razionale che ha la calcolatrice in testa, un ego invece del cuore, il denaro in mano, vedete, vive in solitudine su un pianeta senza limiti. Questo è il rischio. E poi è chiaro, è arrivata anche la guerra, no? E quindi adesso stiamo affrontando distruzione, morti, e anche approvvigionamento alimentare, difficoltà nell'approvvigionamento alimentare ed energetico. Allora vi chiedo se stiamo facendo il necessario possibile, no? La policrisi è un sintomo, come ho detto, di malattie ambientali, sociali e culturali. Per questo motivo i musei possono svolgere un ruolo significativo per essere parte della soluzione. Allora stiamo facendo il necessario possibile, siamo catalizzatori culturali attraverso processi basati sulle esigenze del presente e del futuro che, come si è detto prima, sono informati, sono indirizzati dalle intuizioni del passato. Siamo creatori di impatti nella cultura vivente, siamo focalizzati sia sul locale sia sul globale. Appunto, andiamo al globale, parliamo di Europa. Questo è un progetto europeo, il progetto Eco Heritage, che riguarda appunto gli ecomusei e musei comunitari in Italia, Polonia, Portogallo e Spagna. È un progetto che mira a potenziare gli ecomusei come approccio collaborativo al riconoscimento, alla gestione e alla protezione del patrimonio culturale e naturale. Ecco, dentro qui vado molto veloce, c'è un hub di apprendimento che è un luogo virtuale per conoscere gli ecomusei e la gestione partecipata con gli strumenti che utilizzano gli ecomusei. Ci sono dei rapporti, quindi se volete sapere un po' come il mondo degli ecomusei a livello europeo, ci sono dei rapporti nazionali e transnazionali su questi quattro paesi. E poi abbiamo dei casi di studio, sono 13 casi di studio appunto in questi quattro paesi che appunto potete poi vedere nel dettaglio. Ad esempio, ovviamente sono qui a parlarvi di Parabiago, no?
c'è una scheda per ogni caso di scudi e arriviamo a noi, cioè che cosa avete fatto, insomma, a Parabiago di pratico, è quello che mi hanno chiesto giustamente di dire qui. No, ecco, direi quattro cose. Avevamo dei sogni, abbiamo definito sogni comuni, chiaramente, abbiamo definito una strategia a lungo termine con obiettivi da raggiungere, abbiamo individuato il patrimonio da utilizzare e abbiamo cercato anche di valutare gli impatti che abbiamo ottenuto nella cultura vivente. Tutto questo ovviamente stiamo parlando di un sogno che è un sogno collettivo, quindi un sogno di comunità e che si basa, si fonda, proprio quest'anno celebriamo i 50 anni della Tavola Rotonda di Santiago, quindi l'idea del museo integrale di Santiago, no? Che poi ha avuto ovviamente altre tappe, anzi una tappa precedente nel 1971 con la conferenza generale di ICOM in Francia, dove sostanzialmente sono nati gli ecomusei, e poi via via, no? Quindi 50 anni di questo sogno, questa utopia, non so come volete chiamarla, di un ecomuseo, di un museo per la vita e della vita. E chiaramente poi abbiamo anche sogni non solo globali, ma abbiamo anche sogni nazionali. Il sogno della Costituzione della Repubblica è di per sé qualcosa che dobbiamo cercare di realizzare, di attuare tutti i giorni insieme, no? E possiamo anche definire, se vogliamo, l'ecomuseo o un museo comunitario o un museo con le parole della Costituzione, appunto di questo sogno nazionale. Quindi, appunto, l'ecomuseo, il museo come una pratica di cittadinanza attiva che, conformemente al principio di sussidiarietà, è finalizzato alla cura del paesaggio e del patrimonio, e poi c'è il pezzo che è stato aggiunto quest'anno, no? Alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, articolo 9. Contribuisce al progresso materiale e spirituale della società e al pieno sviluppo della persona umana. Io credo che ci sia proprio tutto dentro qui. E se non c'era fino al 2021, con la modifica costituzionale 2022, credo che sia comparso definitivamente. Quindi in Italia abbiamo 250 ecomusei, di cui 140 riconosciuti, perché non tutte le regioni o le province autonome hanno legislazioni sugli ecomusei, quindi chi le ha fatte appunto ha un sistema di riconoscimento ufficiale che si basa su criteri di riconoscimento, criteri minimi per gli ecomusei. E abbiamo anche delle reti e queste reti appunto, come dicevo, internazionale, la piattaforma Drops, la rete italiana della rete degli ecomusei italiani e anche alcune reti regionali, ecco il Trentino, la regione Lombardia, il Friuli e così via. Ecco, questi ecomusei italiani hanno poi cercato di, appunto, attraverso un manifesto, quindi un documento, di appunto dire che cosa fa, che cos'è l'ecomuseo e anche che cosa potrebbe diventare, appunto. Non è tanto se museo è museo o non museo, ma quello che fa è quello che potrebbe diventare. Allora nel 2019 abbiamo, ecco, questo documento è stato fatto per la conferenza generale di ICOM nel 2016 a Milano. Dopodiché nel 2019 abbiamo modificato con un emendamento, con questo emendamento, il testo del manifesto. Gli ecomusei italiani si impegnano a promuovere ulteriormente gli obiettivi di salvaguardia, cura e valorizzazione dell'accesso ai patrimoni naturali, culturali, materiali e immateriali e il loro ruolo per lo sviluppo ambientale, sociale ed economico delle comunità. Il raggiungimento degli obiettivi del 2030 dell'ONU, dell'Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile e la giustizia climatica. Ecco,
Ecco, questa è un po' la novità, sono passati alcuni anni, è l'obiettivo che ci siamo ulteriormente dati e su cui stiamo lavorando, ovviamente attraverso questi obiettivi di sviluppo, che sono ovviamente lo sforzo più grande, più globale, per attuare il cambiamento, no? E sapete poi, questi 17 obiettivi poi hanno dei sotto-obiettivi che sono molto utili per qualsiasi museo nella programmazione delle proprie attività. Ecco, Parabiago, torniamo a Parabiago, e qui abbiamo cercato di lavorare su due fronti, no? Si è già parlato anche prima di questo. Un fronte interno, quindi degli impatti interni sulla organizzazione, quindi l'Ecomuseo fa parte di un comune, il comune di Parabiago, la città di Parabiago, quindi un'organizzazione pubblica che ha al suo interno, tra l'altro, di aziende partecipate e così via, insomma, diciamo che l'impatto interno riguarda appunto non solo, appunto, come vi faccio vedere, no? I pannelli, la raccolta differenziata, i pannelli solari, l'efficientamento, no? Il cappotto all'edificio del museo, che sono sicuramente importanti e che ovviamente sono utili ad avere degli impatti di riduzione diretta delle emissioni e dello spreco energetico, eccetera, eccetera. Ma quello che importa è quello che avviene dentro queste mura, cioè il lavoro quotidiano per cercare di cambiare la cultura dell'ente, che qualcuno ha parlato di politica, è chiaro che può essere complicato e lo è in tutti i posti, no? Quindi d'Italia ed Europa, credo, no? Quindi anche lavorare con loro e cercare di far capire ai colleghi, ai politici, eccetera, che appunto ci sono modi diversi, approcci diversi per risolvere i problemi. Quindi, però, diciamo che quello che succede, diciamo, all'Ecomuseo, quindi l'attività principale dell'Ecomuseo, è fuori dall'ufficio. No, quindi fuori dall'ufficio, fuori, se vogliamo, fuori dalle mura dell'Ecomuseo, no? Dell'ufficio di gestione dell'Ecomuseo. Quindi lavorare, il tema è quello di lavorare non solo per la comunità, ma lavorare con la comunità. E prima abbiamo visto degli ottimi esempi di questo modalità, anzi direi, necessità per produrre degli impatti significativi esterni, no? E allora cosa succede? No? Bisogna chiaramente scalare questa scala, questo omino che scala la scala della partecipazione, quindi passare dall'informazione alla consultazione, che sono gran parte del lavoro della pubblica amministrazione, e anche qualche volta anche dei musei, e andare avanti, scegliere insieme, agire insieme, favorire l'ultimo, no? L'ultimo è favorire, capacitare i cittadini, no? una parola portoghese, capacitação, cioè aiutare, favorire la libera iniziativa dei cittadini. Quindi qui siamo fuori il museo, l'Ecomuseo, qui siamo aiutando i cittadini a realizzare degli obiettivi, delle azioni che chiaramente sono in linea con la pianificazione del museo, ovviamente. E in questo modo appunto si cerca di ispirare o di apportare, di produrre dei cambiamenti. E qui si vede in questa immagine un po' il senso dell'Ecomuseo, no? Quindi di avere, c'è un patrimonio vivente che è l'humus della modifica, l'humus dello sviluppo locale. C'è un'ispirazione del museo, come diceva, rivolto al passato, questo Giano Bifronte, no? Che è rivolto al passato, ma specialmente guarda al futuro.
e tutto ciò serve per portare delle modifiche permanenti del passato, nel futuro, scusate. E qui ci vuole ovviamente un processo di governance, no? Quindi la partecipazione su quella scala di partecipazione a livelli più alti che permette di rilasciare energie da una parte, magari inespresse, perché io vi parlo della pubblica amministrazione perché il mio museo è pubblico, no? Però ci sono altri esempi, no? La pubblica amministrazione spesso pensa, no, nel modo tradizionale in cui c'è l'amministratore, no, il re, e l'amministrato, no? E allora queste energie vengono, appunto, rimangono inespresse nella comunità. Ma costruire comunità, specialmente in ambiti come quello della città metropolitana di Milano, e siamo, insomma, non siamo alla periferia di Milano, ma siamo comunque in un ambito metropolitano, è quanto mai importante. Quindi per fare tutto ciò ci sono poi degli strumenti, come vi dicevo, li abbiamo spiegati nel progetto Eco Heritage, vi faccio vedere, ci sono le mappe di comunità che sono delle, appunto, adesso voi vedete degli aspetti un po' artistici, ma c'è dietro un percorso di partecipazione in cui si individua il patrimonio culturale vivente che si vuole valorizzare, tutelare, utilizzare. E quindi abbiamo fatti diversi a livello di ecomuseo, ma anche a livello sovracomunale, ad esempio attraverso il parco sovracomunale dei Mulini, che prende un bacino di persone, appunto, di circa 120.000 abitanti. Tutto ciò poi ha anche dei risvolti anche, come dire, anche informatici, no? Di informazione, per cui c'è una mappa interattiva che anche in questo caso è partecipativa, perché sfrutta e utilizza la partecipazione della comunità, quindi mentre quella di prima era gruppi di lavoro della comunità locale, poi c'è una comunità informatica, no? Che è locale anche quella, ma è dentro in queste nuvole di informazioni che spesso e volentieri, almeno nel nostro ambiente metropolitano, sono molto utili. Quindi, no, lavoriamo con i progetti di Wikimedia, i progetti di scienza dei cittadini, no? E tutto questo poi serve anche ai fini anche di fruizione, no? Perché ci sono poi delle applicazioni e dei sistemi internet per poter, appunto, fruire del patrimonio e della narrazione che la comunità ha voluto dare a questo patrimonio. Ma poi l'ecomuseo ha fatto poi passo avanti. Queste mappe, questo percorso partecipato, serve per passare al progetto della comunità, quindi alla pianificazione e alla di lungo termine e alla programmazione di breve termine. E poi dal progetto, no, perché non avrebbe senso un progetto nel cassetto, poi un progetto che viene realizzato, e quindi la cura del territorio. Quindi questo ecomuseo, che è un museo sostanzialmente senza le pareti, un museo della comunità che si prende cura del proprio territorio. Un altro strumento utilizzato è quello dei patti di collaborazione sussidiaria, no? C'è l'articolo 118 della Costituzione, che prima ho citato, che però poi deve essere, quindi, un sogno che deve essere realizzato. E c'è un movimento in Italia, appunto, sulla cittadinanza attiva, che ha individuato dei regolamenti per i comuni o per quelle organizzazioni che vogliono sviluppare questa opportunità. In realtà è la Costituzione che ce lo chiede, ci mancherebbe altro. Quindi come fare a realizzarlo? Attraverso questi regolamenti. E c'è un percorso, appunto, della partecipazione che abbiamo individuato, che stiamo utilizzando. Abbiamo fatto circa 40 patti, accordi di collaborazione con i cittadini, ed è quella capacitazione che vi dicevo, quindi quell'appoggio
quindi non sono nostri progetti, sono i progetti della comunità che noi favoriamo appunto secondo quello che ci chiede la Costituzione e anche, voglio dire, come favoriamo, in diversi modi e il patto lo dice, quindi non si parla solo, anzi specialmente non si parla di soldi, ma si parla ad esempio di conoscenze, di capacità di far rete, di utilizzare le risorse disponibili per poter massimizzare anche gli impatti. E questi patti, appunto, patti di collaborazione che a volte non sono rivolti solo ai cittadini o alle associazioni, sono rivolti anche a reti di attori, come in questo caso il patto per il fiume Olona, che sono reti di attori pubblici, privati, aziende anche, aziende agricole, eccetera, e attraverso questo patto appunto si cerca di responsabilizzare tutti gli attori a poter, per poter realizzare un progetto condiviso. E poi ci sono, vabbè, degli esempi concreti anche di come si può, quali sono i risultati, no? che si possono utilizzare. Questo qui è il fiume Olona, era uno dei fiumi più inquinati d'Europa, perché la prima industrializzazione, addirittura nel 1700, poi nel 1800, è avvenuta proprio lì, nella valle dell'Olona, come è avvenuto in altre valli fluviali, ad esempio la Ruhr. E insomma, dopo un secolo di schiume, di deserto, di fognatura a cielo aperto, poi questo fiume ha ripreso, no? Ma ha ripreso, sono ritornati i pesci, ma dal punto di vista culturale c'è ancora una distanza tra i cittadini e il fiume, no? Quindi, che poi è un po' la metafora della distanza che tra la gente della nostra città, delle nostre città e la natura, no? Quindi il fiume Olona come esempio di come è necessario riportare culturalmente in vita un elemento del patrimonio, il fiume, che è già in vita, era morto, è ritornato in vita, ma culturalmente non lo era perché la gente è ancora distante da questo elemento del patrimonio. E chiaramente aree abbandonate, chiaramente insomma poco interesse anche dal punto di vista politico, con tutti i problemi, appunto le esondazioni, c'è qualcosa da tenere lontano. Quindi questo qui è un piccolo esempio. L'Ose di Pace era appunto abbandonata, un'area privata di un'azienda che produceva tagliaerba lì vicino. I ragazzi del liceo, che abbiamo anche diverse scuole superiori, hanno detto, ha chiesto all'Ecomuseo, fateci vedere un'area da riqualificare, l'abbiamo fatta vedere, abbiamo iniziato un percorso di partecipazione, il progetto non era nostro, il progetto era loro, l'abbiamo sostenuto. Chiaramente poi i ragazzi hanno fatto tutti i loro progetti, lavori eccetera, e poi hanno detto, beh, adesso fate voi la manutenzione. Abbiamo trovato però un'associazione, la Lega Ambiente Locale, che appunto sta tuttora, dopo diversi anni, ecco questo è il progetto. Questi qui sono poi dopo tutte le attività anche didattiche che i ragazzi del liceo hanno fatto con i bambini più piccoli, e altre iniziative di tipo culturale. Ecco, questo poi un altro progetto, uno dei primi che abbiamo fatto, in questo caso è un nostro progetto perché all'inizio bisogna anche innescare dei processi e delle dinamiche di partecipazione per far capire anche come si intende lavorare, no? E come vedete la scala dei tempi è molto dilatata perché sono processi di partecipazione in cui sì, era importante riportare alla luce questa roggia medievale che era indicata sui libri, che tutti ne parlavano, tutti la conoscevano, ma in realtà era anche presente ancora in qualche piccolo tratto nella realtà. Bastava semplicemente
la cura dei cittadini, no? E quindi anche qui studi per andare a, per capire dov'era, interessamenti anche della comunità locale, che si è messa proprio a lavorare, no? Diverse associazioni, gli agricoltori, ecco, e poi la festa finale di riapertura, attività didattiche, qualche soldino per la verità l'abbiamo anche speso, perché poi bisogna pensare anche a quello, e poi la riapertura nel 2010 di questa tratto, di questa roggia, che attualmente, proprio su richiesta dei bambini, delle classi dei bambini, dei ragazzi delle medie che abbiamo coinvolto nella progettazione partecipata, hanno chiesto di mantenere per il ripopolamento degli anfibi, quindi è una zona naturalistica, non ha più le funzioni di portare l'acqua al paese, a Parabiago come una volta. Ci sono altri, appunto, si parlava di narrazione, no? Quindi nella pianificazione dell'ecomuseo, attraverso quella mappa che avete visto, la gente ci ha detto: non parlate di guerre, ci sono state le guerre, e alcune di queste, appunto la battaglia di Parabiago, ha segnato la storia di Parabiago e di Milano, no? Perché erano tra l'altro cugini visconti che si combattevano tra di loro. Quindi la gente ha detto: ma no, non raccontate la guerra, raccontate la pace. E quindi dentro in questa vicenda della guerra c'è stata poi una regina che dall'Austria andava a sposarsi con Carlo III in Spagna, no? E questo viaggio prima delle nozze, molto lungo, si è fermato anche a Parabiago. E allora questa è la narrazione che la gente ha chiesto, attraverso anche qui un lavoro di rete. Abbiamo cercato appunto di riportare alla luce, culturalmente in vita, quest'area che è un monumento nazionale, una chiesa e il convento cistercense, che l'abbazia cistercense, che è stata realizzata sul luogo della battaglia, che essendo stata utilizzata per decenni come manicomio, era diventata un elemento che non interessava, c'era una cosa che nessuno voleva sentir parlare. E chiaramente anche qui avete visto anni e anni di attività che hanno portato, appunto, attraverso la conoscenza, attraverso la partecipazione e l'aiuto di diverse associazioni e il lavoro in rete anche con le comunità comunque sono rimaste delle comunità di malati di mente, per cui malati di mente che coltivano l'orto come attività terapeutica. Questo è l'orto, un orto poi gestito qualche anno anche dal liceo che sta sul retro, attività anche culturali, anche di tipo teatralizzato per far capire la storia. E ancora tempo? Sì, sì. Ho già sforato il... Va bene. Va benissimo. Ecco, quindi non ho tanti altri di esempi, però non vorrei andare... Ecco, poi qui ecco il tema artistico, no? Quindi anche qui certe scuole, no? Sapete poi tutti questi graffiti, non so se ce li avete qui anche nelle vostre città, parolacce, anche qui tra l'altro la politica si parlava, no? Invece il murales, parliamo di un po' di anni fa, perché ormai lavoro da parecchi anni, quindi c'erano le parolacce sul muro della scuola elementare, questa che vedete, e i politici preferivano al murales, proposto dalla direttrice più volte, preferivano le parolacce. Quindi per dire qual è la necessità di lavorare all'interno della propria organizzazione per creare impatti interni che poi dopo portano, magari dopo tanti anni, a questi bei risultati, appunto, questa è un'altra scuola, il liceo, anche qui pieno di parolacce, gli stessi ragazzi probabilmente che hanno scritto sui muri certe cose poi hanno contribuito a migliorare
a migliorare appunto l'ambiente in cui studiano. Questi sono altri esempi di, appunto, di come appunto l'arte potrebbe anche essere di aiuto, no, alla, è chiaro, non ai cambiamenti climatici, però a riprendere un rapporto con il proprio territorio che si è sfilacciato, no, che lo ha reso anche brutto e per questo non è più considerato appunto come meritevole di cura. Questo è un bel progetto fatto da un cittadino, ha riqualificato la fontana fuori dal municipio, una fontana storica, e ha fatto un giardino acquatico. Poi questo signore è morto e poi è diventato un problema poi gestire questa fontana, che però è ancora lì. Quindi non è, ci sono poi queste dinamiche che poi bisogna gestire, no? Perché quando poi non gestisci direttamente un progetto, ma lo stai sostenendo la comunità, e poi ci sono quelli che magari i giovani, ad esempio, che puliscono, no? Che hanno tanta voglia di pulire le strade, i sentieri, eccetera, ma dopo un anno magari sono già stufati, o non dico dopo la prima volta. Quindi poi c'è anche la discontinuità da gestire, e chiaramente con un po' di fatica, no? Questo è un altro giardino. Ecco, sul tema dell'agricoltura magari dico le ultime due parole. Abbiamo con l'Expo, sapete, abbiamo avuto questa Expo a Milano sul tema appunto dell'alimentazione, l'energia per la vita, e quindi nel 2015 abbiamo proposto agli attori locali, quindi gli agricoltori, i panificatori, i negozi che vendono il pane, di fare questo progetto di riattivazione di una filiera corta, no? Perché chiaramente in città arriva tutto da chissà da dove, no? E quindi l'idea che il tuo cibo arriva dalla tua bioregione e che quel cibo venga realizzato con sistemi agricoli di tipo appunto innovativo e anche a basso impatto, come nel caso di questo pane, con l'agricoltura conservativa, no? Che appunto permette, sostenuta dall'Unione Europea tra l'altro, perché il comune qui non ci ha messo niente, il comune, l'ecomuseo ha messo la fatica di mettere insieme una rete di attori, no? Quindi, coltivazione di tipo conservativo e la produzione appunto di pane, di tanti altri alimenti, quindi il cibo da una parte, ma dall'altra anche il sostegno di questi agricoltori ai servizi ecosistemici, no? Quindi, come vedete, zone umide, la fauna, la flora, i percorsi, eccetera, tutta cosa che appunto gli agricoltori hanno sempre fatto, ma che si può fare meglio appunto con minore impatto. E si può anche ringraziarli qualche volta del loro aiuto, e vi assicuro che in una città metropolitana di Milano non è che nessuno li ringrazia, e l'agricoltura che abbiamo è sostanzialmente quasi agli sgoccioli, insomma. Ecco, questo è lo schema che ho fatto sulle economie circolari di a Parabiago. Ovviamente non abbiamo il tempo di parlarne, è importante però capire comunque che materie prime, energie e servizi ecosistemici comunque arrivano da altre parti del pianeta, e che il cibo, l'acqua per l'irrigazione e i servizi ecosistemici arrivano magari non da Parabiago, ma arrivano dalle Alpi, e se i ghiacciai si sciolgono e se non nevica più, non piove più, di acqua non ne abbiamo e non coltiviamo più niente. Ecco, io concludo con, ritornando alla farfalla, e con una citazione di Dante, appunto, che appunto dice che appunto sì, se noi ci crediamo appunto quell'uomo economico razionale, no, che vi ho fatto vedere prima,
ecco, probabilmente siamo destinati alla distruzione. Dobbiamo fare come una farfalla, no? Come una farfalla che cos'è? Quasi niente, no? In realtà siamo destinati a qualcosa di più, ma specialmente c'è questa teoria, che è una teoria scientifica, no? Che dice che i musei, che ci può dire, no? Cosa ci racconta, che il volo delle ali di una farfalla può causare un uragano dall'altra parte del mondo, no? Quindi i musei, attraverso quel poco che possono fare, però iniziamo a farlo, potrebbero davvero realizzare impatti significativi sulla cultura vivente locale e anche a livello locale. Quindi questi sogni di cui vi ho raccontato, credo che si possano realizzare, come diceva il vescovo brasiliano Elder Camara, in questo modo, no? Quindi qui vediamo Hugh Devarin a un convegno in Brasile. Hugh Devarin è la persona che nel 1971 ha iniziato questo sogno degli ecomusei, e poi dopo, l'anno dopo, col Museo Integral, no? E questo Elder Camara diceva che se uno sogna da solo è solo un sogno, se invece tanti sognano insieme è l'inizio di una nuova realtà. Ecco, spero che questo lo sia anche per i vostri musei. Dal Santo abbiamo visto come in pratica un paese intero può diventare qualcosa di riqualificato dalla società, dalle persone che vivono lì. Alla fine, come anche sono stati coinvolti le associazioni di diverse tipologie di istituzioni pubbliche, anche scuole, bambini, ragazzini e quant'altro.